Di abilità verso il ripristino totale dopo i devastanti nubifragi che da domenica scorsa hanno flagellato il territorio comasco. La strada provinciale Lariana è stata riaperta, anche se con un tratto a senso unico alternato, mentre da questa sera è nuovamente percorribile anche il tratto dall'Aglio d'Argegno della Statale Regina. Solo per questa notte sarà possibile transitare anche tra Argegno e Colonno, tratto che sarà poi nuovamente chiuso domani. La Lariana era chiusa da domenica scorsa dopo la frana che ha travolto Blevio. Dopo un sopralluogo questa mattina e ulteriori lavori di pulizia e ripristino, la provinciale è stata riaperta al traffico. All'altezza di Blevio, la strada è percorribile a senso unico alternato regolato da un semaforo, un provvedimento che dovrebbe durare per una settimana. La strada provinciale è stata riportata nelle condizioni di percorribilità, si legge nell'ordinanza dell'amministrazione provinciale, arrivata a metà pomeriggio, dopo che la riapertura era stata annunciata già dalle 12.30. E avevamo l'obiettivo di riaprire per la tarda mattinata, anche se ha senso alternato, però per riaprire, perché almeno per ristabilire il collegamento tra Pome e Bellagio, che insomma per tutta la cittadinanza che abita nella zona è una cosa fondamentale. Riaperta dalle 19 anche la statale Regina, da Laglio ad Argegno. In alcuni tratti è previsto il senso unico alternato con la presenza degli agenti della polizia locale della Tremezzina, come confermato dal comandante Massimo Castelli. Dalle 21 fino alle 8 di domani mattina, via libera al traffico anche da Argegno a Colonno. Quest'ultimo tratto domani sarà nuovamente chiuso. A come intanto prosegue la rimozione dello sconfinato tappeto di legname e detriti che si è accumulato nel primo bacino. I mezzi di Aprica, tra ieri e oggi, hanno rimosso oltre 120 tonnellate di materiale e il lavoro proseguirà nei prossimi giorni.